grazie di essere con noi a Salotto Blu, assieme ai protagonisti della Romagna. E chi più protagonista del dibattito politico e istituzionale in Romagna del dottor Damiano Zoffoli, consigliere regionale super votato nella precedente competizione elettorale, che credo in qualche modo dovrà essere sottoposto ulteriormente al vaglio dell'elettorato proprio nelle prossime settimane, perché si vota per le regionali quando, dottore? Il 28 e il 29 di marzo. Il 28 e il 29 di marzo. Ho detto dottore perché lo dico, che lo ripeto, Damiano Zoffoli, al quale naturalmente do il bentornato calorosamente, sì, stavo per dimenticarmene, almeno i minimi dell'ospitalità, insomma. È sempre un piacere. No? Senta, dico, perché lui è orgogliosamente odontoiatra. Esatto, laureato. No? E quindi, ascolti, se dovesse andare male, che non andrà sicuramente, lei dice, torno a fare odontoiatra. È probabile. No, senta, consigliere, si vota e senta, con quale clima, adesso, cioè, al di là naturalmente della parte politica, lei è consigliere regionale eletto nelle file liste del PD, quindi naturalmente, ma con quale clima in regione e nel dibattito regionale si arriva a questa competizione elettorale? Beh, il clima è quello di una difficoltà, che è una difficoltà che il nostro paese sta vivendo e anche la nostra regione. Paradossalmente la nostra regione, che in questo quinquennio si è caratterizzata come una regione dinamica, che ha investito molto nel futuro, che ha guardato avanti e che per esempio si è radicata, internazionalizzata, non dimentichiamo che abbiamo messo la freccia e abbiamo superato la Lombardia per quel che riguarda le esportazioni. In questa regione siamo al 13,2%, quindi una regione che si è attrezzata innovando per competere a livello internazionale. Questa crisi, che è una crisi mondiale, che è una crisi soprattutto della domanda, c'è un calo della domanda, ci crea delle difficoltà, perché anche le nostre aziende leader, noi abbiamo 600 imprese in questa regione internazionalizzate che lavorano e producono e commercializzano i loro prodotti nel mondo. Queste imprese, quindi stiamo parlando di imprese innovative e creative che hanno investito molto, oggi trovano difficoltà perché c'è un problema di sbocco nei mercati internazionali, oltre che europei, di questi prodotti. Quindi è una crisi di riflesso, è una crisi che ci ha investito, è una crisi che sta producendo in questi mesi i suoi effetti preoccupanti, soprattutto sul versante anche dell'occupazione, del lavoro, che è la preoccupazione naturalmente principale, che deve essere la nostra, la salvaguardia del lavoro, quindi della dignità, della vita di tante persone e tante famiglie, una crisi che ci preoccupa e ci impegna naturalmente. Consigliere, senta, si vota dopo 5 anni intensi. La domanda che le faccio naturalmente adesso non pone il tema dell'efficienza del modello regionale o del dibattito, che naturalmente è molto intenso in Romagna, sulla costituzione o meno di una regione romagna. Gliela metto invece così. Della sussistenza delle regioni, molti cittadini ne hanno percezione soprattutto nei momenti elettorali. Questo naturalmente non è un giudizio su quanto avete fatto, tra l'altro dovendomene occupare ho visto che molte cose le avete fatte, no? Ma non si riesce a superare questo elemento, che sia un fatto di comunicazione, un fatto di... No, è un fatto, io ho fatto il sindaco, come noto, di Cesenatico, quindi ho vissuto anche l'esperienza della politica faccia a faccia, che è quello onestamente che mi piace di più. E quindi anche per me, pur sindaco e pur vedendo nella regione un interlocutore a quei tempi fondamentali, strategico, indispensabile, pensiamo tutto alla gestione della sanità, pensiamo alla messa in sicurezza del territorio, pensiamo alle infrastrutture, la regione appare ed è un qualche cosa indubbiamente di distante, di lontano dai cittadini.
ma ha una funzione ovviamente fondamentale. Pensiamo, prima si diceva, a questa difficoltà, a questa crisi. Le azioni in campo adesso sul territorio sono azioni e risorse che vengono dalla regione. I soldi in più che abbiamo messo a disposizione sul versante del sostegno alle famiglie, che famiglie che hanno in casa dei figli, che hanno il problema della disabilità, che hanno il problema della non autosufficienza. In questa regione abbiamo 300.000 cittadini che hanno più di 80 anni. Lo sappiamo, questa è una conquista da una parte e nello stesso tempo si porta dietro i problemi. C'è comunque la necessità di non far perdere alla politica questa dimensione del volto, della faccia. La politica è fatta di intelligenza, di idee, è fatta di cuore, passione civile e io dico è fatta di scarpe.